In via Gulli sono all'opera gli artisti che stanno realizzando due murali dei 5 sul tema Virgilio e Dante 4.0, nuove storie, antichi maestri, per la nuova edizione del festival dedicato alla street art Subsidenze. È iniziato il 22 settembre e che continuerà fino al 30 grazie all'impegno dell'Associazione Culturale Industria e cofinanziato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna. I dipinti sulle case attorno al civico 249 di via Gulli stanno dando forma a quest'area che diventerà cittadella della street art. Domani l'artista Bianco Shock si occuperà di uno dei 5 murali mancanti, mentre la posa dell'installazione dell'artista Labadansky è in corso di ultimazione. Sabato 26 settembre alle ore 18 all'aperto in via Tommaso Gulli 249 saranno presentati dei libri, come pure domenica 27 settembre con l'accompagnamento di proiezioni e cortometraggi. Cosa ne pensa? Penso che sono soldi sprecati. Sono soldi, va bene, sono soldi che il comune ha avuto. È obbligato a fare i murali, perché li ha avuti solo per fare i murali. E va bene. Però qualcosa, dato che il comune, le case sono del comune, allora fare qualche cosa di bello che accontenta un po' l'occhio un po' a tutti, ecco. È un'iniziativa che prevede anche un senso di comunità, comunque, perché verrà fatto durante il weekend. Sono d'accordo, qui sono d'accordo, perché questi soldi il comune li ha avuti solo per fare i murali. E io contro il comune non posso mettermi, perché le case sono del comune. Qui davanti sono stati fatti dei due murali e anche là è stato fatto qualcosa di bello. Ecco, chiedo lì nel mio condominio 251/ che si faccia qualcosa di bello che accontenta l'occhio. Abbelliscono un po' la città, danno un po' di vita e di colori in queste zone così un po' fiacche. Stanno completando il condominio e va bene così per me, poi per gli altri non lo so.